Sentire un po' tutte le voci che possano dare dei consigli, possano dare dei contributi a questa causa, anche perché parliamo poco di aste fallimentari per fortuna quando si parla delle squadre di calcio. E allora ho con me Emilio Loliva, avvocato civilista che sta assistendo insieme a noi a questa prima seduta d'asta. E allora da civilista e considerata la tua esperienza, ci diamo del tu dai assolutamente, che cosa possiamo dedurre? Dobbiamo soltanto aspettare quella che sarà la valutazione del giudice, in quanto ha preso, come penso voi, che nella busta, nel plico, sia stato trovato non l'assegno circolare come richiesto dal bando, ma parlava la dottoressa De Simone di 4 pagine che credo si riferissero ad un bonifico. L'asta non ci sarà perché abbiamo appreso che c'è stata solo un'offerta. Di conseguenza dobbiamo valutare il giudizio del giudice in merito a questa tipologia di offerta non richiesta nel bando. Quindi stiamo aspettando questo giudizio in merito al bonifico. Qualora questo bonifico dovesse essere ritenuto valido, che cosa succederebbe? Beh, io penso che ci sarebbe in quel caso l'aggiudicazione. Ecco, noi abbiamo parlato da giornalisti, però a questo punto serve anche una vostra valutazione. In base all'esperienza, che cosa si può dire? Ma io credo che il giudice, proprio perché non si andrà all'asta, io ritengo che se dovesse ritenere accettabile questa tipologia di versamento potrebbe procedere all'aggiudicazione. E finalmente Anna Maria, un po' di ottimismo, perché stavamo parlando insomma di un rinvio alla seconda d'asta. Sì. Sì, regna il pessimismo tra i giornalisti perché, insomma, siccome abbiamo valutato il bando, c'erano delle condizioni molto molto precise, l'assegno circolare di 3 milioni di euro, la documentazione entro un certo orario alla cancelleria, per cui venendo meno alcuni di questi requisiti abbiamo subito pensato ad un rinvio alla seconda base d'asta. Questo è anche possibile, sicuramente. È possibile, per cui insomma per questo c'era il pessimismo da parte nostra. Voglio essere ottimista da tifoso. Voglio essere ottimista anche perché da tifoso. Allora lei ieri, anzi tu dai, ci diamo del tu, ieri sei andato allo stadio. Sì, sì, certo, ero lì. Ero lì come anche quando in Coppa Italia il Bari giocò contro il Lumezzane, voglio dire. Quindi voglio dire, sono sempre lì, sono sempre allo stadio, perché tifoso. E allora, più o meno, Claudia, sempre in base alla tua esperienza, dimmi Anna Maria. Ecco, penso di aver visto anche Fabio Sperduti che ha raggiunto Paparesta, quindi l'altro socio. Sì Anna Maria, purtroppo voi vedete delle immagini in anticipo rispetto a quello che vedo io, per cui mi fido ciecamente di quello che dici Fabio Sperduti, che all'inizio in effetti lui non c'era, era arrivato soltanto Paparesta insieme alla figlia, per cui non abbiamo visto Fabio Sperduti, però in effetti è fatto bene a segnalarcelo perché lui ovviamente è socio di Paparesta nel Football Bari 1908, di conseguenza insomma la sua presenza è importante, anzi avrebbe fatto parlare la sua assenza. Intanto salutiamo Emilio Loliva, grazie per il suo contributo, magari ci risentiamo tra poco perché ho un rappresentante della tifoseria in questo momento, perché Anna Maria abbiamo deciso un po' di stare tutti accanto in questa situazione. E allora Marco, tu rappresenti il sito Solo Bari, che cosa ti senti di dire in questo momento, anche perché ci sono dei tifosi giù che stanno aspettando la decisione? I tifosi ci sono anche qui, questa è la verità, l'aula è così gremita che sembra di essere allo stadio, ricorda un po' quella famosa partita Bari-Casteldisangro. Al di là delle battute, c'è un clima di tensione, non te lo nascondo, perché nessuno si sarebbe aspettato un'offerta formulata con questa modalità. È chiaro che adesso sarà difficile valutare, perché da un lato capisco quali possano essere le difficoltà tecniche del giudice delegato, dei curatori nell'affrontare questa questione, però poi in realtà non sappiamo bene quale sia il contenuto della busta. Ecco, vorrei dire che comunque è già importante che ci sia stata un'offerta, una busta, perché serpeggiava il pessimismo fino a pochi minuti prima delle fatidica apertura delle buste, si mormorava di un'asta deserta, per cui adesso valutiamo quale sia il reale contenuto, però è già importante che ci sia stato un riscontro in questo senso. Se non dovesse andare a buon fine, l'importante è che si faccia presto, perché i tempi sono veramente ristretti, a noi preme che insomma ci sia un futuro per il Bari e che si possa costruire al più presto la squadra per la prossima stagione.
Allora, Marco Giorgio, rappresentante del sito solobari.it, ha detto la sua, ma io voglio un attimino ripeterti, non so se questo potrà incoraggiarti in qualche modo, quello che ha detto l'avvocato Emilio Loliva. A quanto pare è stato presentato un bonifico, e se questo bonifico dovesse essere ritenuto valido, beh, non si andrebbe alla seconda seduta. Assolutamente no, adesso tecnicamente bisogna capire come verrà valutata questa offerta, che comunque è diversa rispetto a quanto era stato richiesto esplicitamente nel bando, per cui io immagino che bisogna considerare diversi aspetti, quindi non solo quello contabile. Tecnicamente c'è stato evidentemente un riscontro contabile, però bisogna vedere se è valido ai fini dell'aggiudicazione di questa asta, per cui adesso si tratta di un aspetto meramente tecnico da valutare. Noi ci auguriamo che ci possa essere un futuro più importante per il Bari a livello calcistico, poi se sarà Gianluca Paparesta o qualcun altro non importa, non interessa. Per il momento c'è soltanto Gianluca Paparesta, ci saremmo aspettate anche altre figure, invece non è assolutamente così. La porta è ancora chiusa, il giudice non è uscito, a percezione tu che cosa pensi? È positivo o negativo? La percezione è negativa, devo dire la verità, perché ho visto la faccia molto perplessa della dottoressa quando ha aperto il plico, però è chiaro che si sta discutendo con opinioni differenti. Io immagino che se Gianluca Paparesta ha presentato questa offerta, essendosi esposto mediaticamente, lo ha fatto a ragion veduta, per cui sono certo che avrà validissime ragioni per sperare in una conclusione positiva. Tu eri nell'aula, ti ha fatto un po' paura il giudice, perché abbiamo visto che all'inizio mi sono un po' alterata. Sono scappato, ti dico la verità, dall'aula, un po' perché c'è una temperatura vicina ai 50 gradi, e poi comunque sì, c'è stata una reazione giustificata, anche perché immagino che non si aspettava un simile assembramento di gente per una data che comunque è molto molto importante per il futuro del calcio a Bari. Ecco, nell'era della comunicazione tu sei in grado di vedere un po' che cosa si scrive sul sito Solo Bari. Ecco, quali sono le reazioni dopo questa espressione del... Beh sì, c'è molta attesa, molta perplessità. La verità è che le notizie arrivano prima su internet, noi siamo qui, però le notizie già le conoscono a casa, per cui viaggiano, ecco, in tempo. Parlavamo dell'era della comunicazione, ormai internet arriva prima delle televisioni e sicuramente molto prima dei giornali. Purtroppo noi rappresentiamo la televisione, l'iter è questo, però stiamo cercando in tempo reale quantomeno di far vedere queste immagini, e ovviamente non è facile, considerata anche la serietà del luogo, e insomma dice bene il giudice, bisogna avere rispetto anche del luogo in cui si sta. Assolutamente, non siamo allo stadio, ripetiamo. Però è normale, loro avranno capito insomma che si tratta di una situazione particolare, per cui è il caso di chiudere un occhio oggi. Speriamo che la conclusione possa essere positiva. Ripeto, ai tifosi interessa solamente che il futuro del calcio a Bari possa essere più importante, perché di sofferenze, di umiliazioni ne abbiamo avute già tante. Ma secondo te la sconfitta di ieri contro il Latina ha un po' raffreddato l'imprenditore, oppure era già tutto deciso? No, già tutto deciso. La sconfitta di ieri, peraltro immeritata, è un po' un classico. Quando lo stadio si riempie, quando si crea una certa attesa, il Bari delude. Diciamo, nel corso della sua storia lo ha fatto diverse volte, però credo che la serata di ieri sia comunque stata molto positiva, perché portare più di 30.000 persone allo stadio di giovedì sera in una partita di Serie B è veramente qualcosa di incredibile, per cui i tifosi del Bari devono essere solamente orgogliosi per quello che stanno facendo, e meritano una grande società che possa garantirgli un grande futuro. Io dico sempre, scherzando con gli amici, mi piacerebbe fare anche solo una trasferta in Europa, poi mi ritiro, però ce lo meritiamo insomma. E allora in questo momento stiamo vedendo ancora le immagini dell'aula, non è entrato il giudice, sono momenti lunghissimi per noi che dobbiamo commentare, ma soprattutto per i tifosi che aspettano questa decisione che potrebbe arrivare davvero a breve, e come si è detto prima probabilmente quel bonifico che è stato presentato non sarebbe completamente da scartare, ma è valutabile, anche perché stanno passando i minuti, quindi secondo me insomma non è proprio negativo. C'è materiale per cui discutere, insomma, io ripeto quello che ho detto prima, se
un professionista come Gianluca Paparesta ha presentato un'offerta con questa modalità, sicuramente ci ha pensato e lo ha fatto a ragion veduta, per cui da questo punto di vista dobbiamo essere fiduciosi. Poi se ci saranno degli ostacoli, io immagino che riproporrà questa offerta in seconda battuta, per cui l'importante è che ci sia qualcuno interessato al Bari. Ecco, ritornando al discorso di prima, la sconfitta di ieri e magari il fatto che oggi potrebbe essere rimandata questa seduta d'asta, potrebbe raffreddare in qualche modo i tifosi? Ecco, ribalto la domanda sui tifosi, potrebbe raffreddare? Secondo me non ancora, perché la classifica è molto corta, fluida, obiettivamente di valori importanti non ce ne sono in questo campionato cadetto, anche le squadre che stanno in vetta hanno dimostrato di non eccellere, per cui io credo che ci siano i margini per tentare di raggiungere quel sogno che non pronunciamo. Vedo qui intorno a me gente che scuote il capo, però noi dobbiamo crederci. I margini ci sono, poi è chiaro che la partita più importante si sta giocando qui oggi, per cui se dovessimo riuscire ad avere quanto prima una nuova società, questo sarebbe anche uno stimolo molto importante per i calciatori, che comunque vanno elogiati per quello che stanno facendo, veramente ci mettono il cuore e non solo, perché questi ragazzi meritano un grande applauso da parte della tifoseria, comunque vada il proseguo di questo campionato. Esatto. Marco, io ti ringrazio, se hai qualche notizia, magari tu che ti puoi affacciare nell'aula, magari vai a captare qualcosa e poi magari ce la riferisci, va bene? Grazie, grazie anche al sito solobari.it, sicuramente collegato, e noi salutiamo tutti i tifosi che sono collegati sul sito. Grazie a Marco Giorgio, torno da Leonardo Gaudio di Tutto Sport, che sicuramente avrà qualche notizia per noi, perché si è affacciato lui all'aula. Si sta effettivamente parlando molto di questo bonifico, che però non dovrebbe essere conforme alle modalità previste. Qui bisogna stare attenti, il compito del giudice De Simone è abbastanza importante, io l'ho vista abbastanza decisa, seria, severa, e quindi sicuramente saprà valutare il tutto. Il problema è che si possono creare i rischi di un eventuale ricorso da parte degli altri concorrenti, che anche se non ci sono qui staranno sicuramente seguendo la procedura. Poi Marco Giorgio mi ha dato la possibilità di poter intervenire su diversi argomenti, come quello degli oltre 30.000 ieri allo stadio, ovvero uno spettacolo incredibile, però non basta questo per dare il certificato di maturità e di serietà ad una tifoseria, perché i fatti che sono successi ieri in campo sono veramente deprecabili, come l'uso del laser nei confronti dell'arbitro e soprattutto i fuochi artificiali nel momento in cui la gara si stava svolgendo. Qualcuno probabilmente sugli spalti pensava di partecipare alla sagra del polpo a Bari. Ecco. Ma dai Leonardo, magari... No, non voglio essere esagerato. Poi i laser, purtroppo, sono d'accordo con te, purtroppo si vedono in tutti gli stadi. Sì, il fatto che si vedono in tutti gli stadi non è una giustificazione. Qui stiamo parlando di un fatto di civiltà. Cioè, mentre è in corso la partita non si possono sparare i fuochi in mezzo al campo. Nel momento in cui si svolge una partita non si può usare il laser, perché io sento dire sempre, noi non siamo napoletani da parte dei baresi e poi c'è qualcuno che si comporta da napoletano. E allora, sicuramente verranno presi dei provvedimenti in tal senso, perché purtroppo il laser è stato puntato anche negli occhi del direttore di gara, quindi probabilmente, anzi sicuramente ci sarà una multa per l'associazione sportiva Bari. Sì, anche perché questi soldini servono in questo momento, che sono soldi che fanno parte dei curatori fallimentari, hanno bisogno in questo momento di liquidità. Allora Leonardo, non so se ti sei confrontato anche con i colleghi, poi parleremo ancora con un avvocato, che cosa si vocifera da quelle parti? C'è pessimismo in giro, cioè, comunque non c'è soddisfazione, non c'è serenità da parte di nessuno, perché siamo tutti preoccupati. La decisione, vedo che la sospensione si sta prolungando e questo non lo so che cosa potrà stabilire poi il giudice De Simone alla fine di questa sospensione. Speriamo che arrivino notizie positive, ecco, questo è il tutto. Allora Leonardo Gaudio, ti ringrazio, poi magari ci risentiamo e magari chiedo anche a te di vedere cosa succede. Anna Maria, io pendo dalle tue labbra, perché tu vedrai prima di me l'ingresso in aula del giudice, quindi magari mi avvisi e mi fermerò subito. Allora sono Claudia. Con l'avvocato Claudio Petruzzelli che
buongiorno, siamo in diretta su TG Norba 24. E allora, l'opinione di un suo collega prima è stata davvero importante, perché si stava parlando di questo bonifico valutabile. Lei che cosa ne pensa? Bisognerebbe vedere le carte, non so che cosa è stato esibito e inserito nella busta. Dalle voci, giuridicamente parlando, dovrebbe essere non valida, perché il bando parla di assegno circolare come forma di pagamento prevista come condizio sine qua non per essere valida, per considerare valida l'offerta. Quindi però il fatto che stiano da tanto tempo, ormai più di tre quarti d'ora, chiusi, evidentemente stanno valutando, il giudice sta studiando come venirne fuori. Non la invidio, perché è complicato, la situazione è davvero complicata e bisognerebbe, insomma, quantomeno parlare con cognizione di causa e vedere che cosa è stato esibito. Ecco, io voglio sapere una sua opinione sull'intervento di Francesco Biga, una figura che fino a questo momento non era in previsione, soprattutto accostata alla figura di Gianluca Paparesta. Francesco Biga, che fino a qualche tempo fa era legale dei Matarrese, ha sorpreso anche lei la sua presenza? No, perché l'avevo saputo da ieri, però effettivamente è stato quasi un colpo di scena. Però è bene ricordare che già da parecchio ha rinunciato, già da prima del fallimento aveva rinunciato al mandato con la famiglia Matarrese e ha rotto questo rapporto in maniera anche abbastanza brusca, diciamo così. Quindi è un collega come altri. Il dottor Paparesta ha deciso di rivolgersi allo studio di Trisorio Liuzzi e Biga per essere assistito in questa fase dell'asta giudiziaria e della procedura concorsuale. E allora, le sensazioni da avvocato, perché è chiaro che un po' di esperienza voi ce l'avete, quindi il fatto che si stia perdendo tra virgolette, si stia trascorrendo un po' di tempo è indicativo, diceva prima, ma vede della vicinanza dei giudici in questo momento, del giudice rispetto a questa tematica, oppure si sarà fiscali da questo punto di vista? Dunque, il giudice deve valutare due cose: se innanzitutto ovviamente la validità dell'offerta, del pagamento, della modalità di pagamento della cauzione, e valutare anche l'interesse dei creditori che della fallita AS Bari, che verrebbero garantiti da un pagamento. Nel momento in cui l'asta andasse deserta o comunque non ci fosse nessuna offerta anche successivamente, ovviamente i creditori non ricaverebbero nulla da questa dalla vendita del titolo. Quindi il giudice deve valutare bene se questi soldi ci sono e prendere in considerazione questa situazione. Dopodiché giuridicamente effettivamente sembrerebbe un'offerta non valida per quello che è il bando. Ritengo che il giudice debba fissare un'altra data, spero a breve, per far sì che insomma i termini del bando vengano rispettati più precisamente. Poi vediamo un po', speriamo. Allora, cara Anna Maria, devi sapere che noi stiamo parlando con avvocati, ma sono comunque avvocati molto molto tifosi del Bari, avvocati che frequentano lo stadio, che insomma sono molto molto legati alla squadra, e Claudio Petruzzelli insomma lo conosciamo bene. Sì, purtroppo abbiamo questa malattia, non si guarisce. E quindi vede anche le sciarpe che ci sono all'interno dell'aula, forse il giudice non è molto abituato, si è anche un po' alterato per tutta questa veemenza, per tutta questa parte, se non può prendere parte in questo modo, ovviamente. Avvocato Petruzzelli, lei si è affacciato alla finestra, ha visto un po' di tifosi che stanno attendendo? No, sono entrato qui, poi non mi sono più affacciato perché siamo un po' in tensione, cercando di carpire notizie. No, c'è gente giù che aspetta.
Sì, sì, c'è gente che ovviamente sta aspettando, non sappiamo la quantità di tifosi che ovviamente spera un centinaio di tifosi, perché ovviamente noi dobbiamo avere un occhio un po' dappertutto. E allora, ancora qualche considerazione di Claudio Petruzzelli? La linea. E ancora qualche considerazione, io ho la linea che non funziona, quindi pregherei la regia un attimino di richiamarmi, perché sì, Claudia, c'è un problema con Claudia, il telefono. Ti sento, e, allora ci fermiamo per pochissimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta. Studio, siamo in diretta, stiamo seguendo questa tanto attesa asta per la vendita del Bari Calcio e l'udienza è cominciata intorno alle 11:05 e i giudici fallimentari, il giudice De Simone ha aperto l'unica busta depositata, quella della società FC Bari 1908, che fa riferimento appunto all'ex arbitro Gianluca Paparesta e anche al suo socio Fabio Sperduti. All'interno non c'era l'assegno circolare, ma c'era una documentazione bancaria. Ora i giudici si sono riuniti in Camera di Consiglio, stanno cercando di analizzare questa documentazione, è passata quasi un'ora, non sono ancora usciti, se possiamo vedere le immagini in diretta, non sono ancora usciti, quindi è una decisione abbastanza lunga e questo non si sa se sia positivo o negativo, ecco, se stanno, se si tratterranno ancora, non si sa insomma se l'esito di questa vicenda sarà positivo, diciamo che regna il pessimismo tra i giornalisti da quanto abbiamo sentito. Vediamo se Claudia, abbiamo in diretta Claudia. Claudia. E allora io cederei la parola al giudice, cara Anna Maria, perché è entrato in aula, ecco. Un attimo di silenzio, allora. Rilevato che l'unica offerta presentata non contempla il deposito cauzionale previsto dal bando e nelle forme ivi indicate, assegno circolare non trasferibile di 3 milioni intestato alla curatela fallimentare Bari Calcio S.p.A. Preso atto che il documento, peraltro non in originale, allegato sub 8 con la traduzione in lingua italiana allegata sub 7, intestato legame di garanzia, riporta il solo timbro UCO Bank e una firma illeggibile, sicché non è dato accertare e identificare neanche il soggetto che ha sottoscritto il cosiddetto legame di garanzia e soprattutto il potere di rappresentanza della suddetta UCO Bank. Ritenuto pertanto non risulta presentata alcuna offerta rispondente alle prescrizioni indicate nel bando del 31 marzo del 2014, dichiara l'asta deserta, riservandosi di rifissare il nuovo avviso di vendita dell'Associazione Sportiva Bari S.p.A. per la data del 12 maggio 2014. Claudia, mi senti? Sì, ti sento Anna Maria. Allora, io ho provato ad entrare nell'aula. Sì. 12 maggio, sì, un po' tanto, un po' tanto. Sì. Bisogna aspettare parecchio tempo. Sì, 12 maggio io sono con Sergio Fanelli, stiamo commentando qui tutti insieme questa decisione. Addirittura bisogna aspettare maggio, deserta l'asta e quindi è stata dichiarata non valida questa documentazione, Sergio. Ci auguriamo che entro il 12 ci sia davvero chiarezza. Intanto da parte della città bisogna continuare a sostenere i ragazzi, perché dobbiamo da un lato salvarci e dall'altro dimostrare che questa piazza merita una proprietà con programmi seri e che possa ridare alla città rispetto e dignità. Ci siamo un attimino illusi con questa presentazione della busta, alla fine insomma si sapeva che bisognava presentarla con dei canoni particolari, questo assegno circolare di 3 milioni di euro, addirittura la fotocopia, per cui insomma il giudice ha aspettato un po' prima di valutare, però poi alla fine ha deciso che le cose vanno fatte con criterio e dunque la stessa è stata deserta.
Abbiamo notato questa fase e ci auguriamo che se c'è gente che è davvero motivata e davvero vuole prendere il Bari lo faccio in maniera seria, concreta e reale. Grazie, grazie Sergio Fanelli. Abbiamo adesso Enzo Tamborra di Telebari. Allora Enzo, io ti ho visto parlare anche con Gianluca Paparesta poco prima che uscisse il giudice. Che cosa sei riuscito a captare? Non c'era una convinzione assoluta che sarebbe andata in porto. Del resto insomma c'erano molti punti interrogativi, li abbiamo segnalati perché il bando parlava chiaro. Certo, ci ha un po' stupito leggere addirittura di una garanzia bancaria con una firma illeggibile, questo ha detto il giudice De Simone, quindi questo insomma credo che abbia giudice una condizione di rinviare. Mi preoccupa il fatto che il rinvio sia addirittura al 12 maggio, i tempi si stringono e quindi non so se effettivamente, guarda, non voglio pensare male, perché pensare ad un Bari che precipiti chissà dove, voglio essere ancora, non dico ottimista, però voglio crederci ancora. Certo che questo però è un duro colpo, a prescindere da come lo si voglia valutare, proprio alla nostra fede, sì, alla nostra immagine. Come immagine. Noi adesso, caro Enzo, scenderemo, andremo a raggiungere anche i tifosi e sicuramente ci aspettiamo una reazione non positiva da parte della tifoseria che si è illusa, probabilmente era a casa. Speriamo di dimenticare la reazione anche della squadra. Sì, Anna Maria, dimmi. Ecco, e per il titolo sportivo cosa si dice? Per il titolo sportivo noi continueremo ancora a parlare di Associazione Sportiva Bari fino a che ci sarà poi per il prossimo incontro fino a fine campionato, a meno che poi non ci sia la seconda asta, venga assegnata all'azienda e di conseguenza si può parlare del nuovo titolo sportivo, ma soltanto davanti al notaio, cara Anna Maria. Dunque adesso bisogna soltanto parlare di Associazione Sportiva Bari fino a fine campionato. Dunque parlavamo con Enzo Tamborra della reazione non soltanto dei tifosi ma in generale anche dei calciatori, potrebbero avere una battuta d'arresto dopo questa notizia? Beh, non è facile insomma assorbire questo colpo perché, ma come dire, ieri la sconfitta, oggi la notizia di un'asta deserta, improvvisamente sul paradiso Bari tornano delle nubi minacciose, vedremo come reagirà la squadra. E noi giornalisti come dobbiamo reagire? Dammi un consiglio perché sei più grande di me, adesso come affrontiamo questa cosa e questi humors che sicuramente non sono positivi? Il rischio che si corre in questi casi è di andare dietro alle chiacchiere, tanto per essere chiari, cioè nel senso che prendiamo e facciamo nostre delle indiscrezioni, delle notizie che vengono date da, come dire, fonti interessate. In verità le fonti devono essere sempre disinteressati o al di sopra di ogni sospetto, quindi anche per noi diciamo si prospetta un periodo non facile perché arrivare al 12 maggio con questa pressione, speriamo di avere delle notizie certe, cioè davvero di potenziali acquirenti che vadano a fare operazioni già questa operazione, ripeto con tutto il rispetto per chi la fa, però molto raffazzonata, molto in extremis, molto all'ultimo minuto. Ecco Enzo, io ti chiedo di raggiungermi, magari possiamo entrare adesso nell'aula, vedo tanti giornalisti, possiamo avvicinarci anche alle nostre telecamere. Ecco, 12 maggio, ma secondo te ci sarà un ribasso cospicuo oppure i famosi 400.000 euro di ribasso soltanto? Beh, non dimenticare che c'è sempre da tutelare gli interessi dei creditori, quindi fino a un certo punto ci può essere un ribasso. Ecco. Anche perché, insomma, io credo che questa sia un'operazione non facile dal punto di vista finanziario, ma assolutamente sopportabile dal punto di vista economico. Non vediamo più i protagonisti, non vedo Gianluca Paparesta, io ringrazio ovviamente Claudia Enzo Tamborra per questa diretta. Ha seguito i giudici, sì. Va bene, quindi evidentemente spiegherà che cosa ecco, non è andato in questa presentazione. Eccomi qua, ecco, adesso possiamo entrare Anna Maria, prima non potevamo assolutamente entrare. Michele, tu rappresenti l'ANSA e allora tu hai vissuto da vicino perché sei giornalista di carta stampata, non dovevi parlare per cui tu sei stato accettato, noi no. E allora che cosa ne pensi di questa decisione e soprattutto cosa pensi fino al 12 maggio, che cosa accadrà? Allora l'asta, come ha detto il giudice delegato De Simone, è andata deserta. I documenti presentati nell'offerta della società di Gianluca Paparesta non sono stati considerati dal giudice conformi a quelli richiesti dal bando. Questi sono i dati di fatto. Gianluca Paparesta comunque ha partecipato presentando una documentazione per il giudice delegato insufficiente. Ora ci sono ulteriori giorni fino al 12 maggio per
poter completare questa offerta da parte di Papareste, oppure perché in questi giorni si possono presentare nuovi potenziali compratori. È chiaro che il prezzo probabilmente sarà differente e anche, diciamo, il cosiddetto debito sportivo scenderà, perché sarà la curatela a dover pagare questi ulteriori giorni di stipendi a dipendenti e calciatori. Io sono rimasta un po' stupita, caro Michele, perché insomma ci aspettavamo probabilmente la settimana prossima una seconda asta, una seconda seduta d'asta, invece dobbiamo aspettare soltanto fino al 12 maggio. Poi però ci sono delle scadenze, come parlavamo prima anche con Enzo Tamborra, da rispettare. Evidentemente si aspettano che questi cavilli vengano risolti da Gianluca Papareste, e quindi sì. Naturalmente su di lui. Il tempo stringe. Gianluca Papareste prima ha fatto notare che ovviamente la crisi geopolitica Russia-Crimea, con la blacklist per alcuni imprenditori russi, ha complicato i piani. Queste sono, diciamo, le alcune anticipazioni che ha fatto Gianluca Papareste, ma sentiremo tra poco la sua versione. Ecco, io ho visto che vi siete avvicinati, allora si parla di imprenditori internazionali dietro questa società, sì. Non più di Lombardi. Lui ha fatto presente delle difficoltà legate a una blacklist, ma sarà ovviamente Gianluca a spiegare meglio nel dettaglio la questione. Che titolo darai al tuo articolo sull'Ansa? Ma l'Ansa è sempre fattuale, quindi il titolo è solo Asta Deserta. Assolutamente, Claudia. Allora grazie Michele. Noi ovviamente stiamo... Sì, dimmi Anna Maria. Claudia, ci sono ancora i tifosi in aula? Dimmi. Allora, l'aula pian piano si sta svuotando. Sì, c'è Franco Cirici qui vicino a me. Vieni Franco. Si sta svuotando, può inquadrare il nostro operatore Cosimo Caragiulo. Pian piano i tifosi stanno andando via. Sì, ci avviciniamo, però approfitterei un attimo di Franco Cirici perché è vicino a me. Allora Franco, tu hai assistito come il collega dell'ANSA a questa decisione del giudice, però una decisione un po' nell'aria, perché considerato che le cose non stavano proprio come il bando dettava, era un po' attendibile come cosa. Sì, era attendibile. In questo momento io non riesco a non pensare ai tifosi. Sono l'unica cosa importante, quella che mi sta a cuore più di ogni altra cosa. Si aspettavano tutti qualcosa di concreto, oggi qualcosa di concreto non è arrivato, è arrivata una proposta senza l'assegno, con una firma illeggibile e con un documento non originale. Il giudice cosa doveva fare? Anche perché ci sono gli altri imprenditori che avrebbero voluto partecipare, che magari per cavilli non hanno... Nei panni del giudice cosa avrebbe dovuto fare? Non aveva scelta, non c'è una cosa a cui aggrappare. Ciò non toglie che comunque... Questa è stata l'unica offerta, qui stiamo parlando da 3 mesi di 50.000 offerte, il bar è diventato come la bella Camilla, tutti la vogliono e nessuno la piglia. E allora Franco, insomma, queste le tue considerazioni, ti senti di essere negativo prima di lasciarti, poi magari raggiungo i tifosi. Non sono negativo, aspettiamo, noi non possiamo fare altro che attendere, e non dobbiamo essere pessimisti, dobbiamo essere ottimisti, ma che qualcuno di queste parti si svegli, non possiamo aspettare la mano dal cielo. I nomi ci sono stati in questi giorni, però come dici tu nulla si è concretizzato. Buon lavoro con la Gazzetta dello Sport, Franco Cirici. Allora, come mi consigliavi di fare, Anna Maria, io mi dirigo verso i tifosi che dicono di no, ma dici di no perché non vuoi parlare o dici di no? È stata una pagliacciata, non meritiamo, la città di Bari e la nostra squadra non merita questo trattamento. Pagliacciata finalizzata a cosa però? Perché la buona pubblicità non si fa in questo caso. Non ho idea, non ci si può presentare un'asta con una fotocopia. Basta, non ho nulla da aggiungere. Ecco, lì c'è Gianluca Papareste, magari parlo con te, grazie per essere intervenuto. Lì c'è Gianluca Papareste, che cosa da tifoso ti senti di dirgli, magari se potessi parlare direttamente con lui? Ora veramente niente, la direzione è tanta e siamo combattuti tra l'essere sia avvocati che tifosi, è meglio non parlare. Va bene, io capisco le vostre reazioni, capisco i vostri stati d'animo. Qui ci sono altri rappresentanti della tifoseria? E allora tu come ti chiami? Angelo. Angelo, tu non sei uscito, sei rimasto qui, ti aspetti qualcosa, ti aspetti che in extremis qualcuno dia una buona notizia? Speriamo che almeno la prossima asta ci sia qualcuno che si presenti con un'offerta valida. Certo, 12 maggio, bisognerà aspettare ancora un po', ci sono altre partite di campionato nel frattempo, ti aspetti un po' più di freddezza adesso della tifoseria?
tifoseria, ieri 32.000 biglietti venduti, adesso considerata la sconfitta, considerato il fatto che l'asta è andata deserta, cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, i tifosi sicuramente saranno delusi, però spero che poi alla fine l'amore per la squadra sia più forte del resto e che la prossima partita in casa ci sia molta gente come ieri. Un tifoso con giacca e cravatta, insomma non l'abbiamo visto mai, c'erano tanti tifosi con le sciarpe, però sicuramente giù ci sarà qualcuno che starà aspettando qualche notizia. Sì, sì, ho visto dalla finestra che ci sono tifosi sotto la pioggia e penso che l'amore per Bari si vede anche da questo e quindi questo possa aiutare gli investitori a voler presentare un'offerta. Sarebbe facile dire piove sul bagnato in casa Bari, te lo senti? Sì, sembrerebbe facile. Va bene, sicuramente non è una giornata positiva perché l'asta è andata deserta, però bisogna soltanto aspettare Anna Maria. Io vedo anche delle rappresentanze femminili, magari lei in qualche modo rappresenta la tifoseria del Bari? Sono più che altro sua collega, comunque anche tifosa del Bari. E allora da collega e tifosa, e insomma, che cosa pensa di quest'asta? Noi eravamo partiti bassi perché non ci aspettavamo la presentazione di questa busta, poi invece è arrivata e allora un po' ci siamo illusi, possiamo dire illusi. Beh certo, la speranza era quella insomma di riuscire già alla prima occasione utile. Però purtroppo non è andata così, da tifosa della collega mi auspico che la prossima volta andrà sicuramente meglio. Grazie, grazie di cuore. Allora qui come potete vedere ci sono ancora giornalisti che parlano tra di loro, non deve essere facile commentare in questo momento, lo chiedo però a Fabrizio Nitti della Gazzetta del Mezzogiorno. Allora Fabrizio, tu sei rimasto qui, hai seguito tutte le fasi, insomma la prima lettura da parte del giudice e poi la decisione finale di giudicare deserta quest'asta. Insomma era nell'aria. Un po' ci aspettavamo che oggi non si risolvesse nulla o poco, non ci aspettavamo l'offerta in busta che però non, evidentemente non combacia con quelle che sono le direttive del bando d'asta e sinceramente siamo un po' anche preoccupati così insomma. Perché c'è anche questa data del 12 maggio, insomma io spero che poi fino al 12 un po' troppo distante, vero? Poi chiudiamo e cediamo la linea allo sì. studio. Vabbè, evidentemente deve andare così, quindi io penso che il giudice, la dottoressa De Simone, abbia fatto tutto in perfetto ordine. Fabrizio Nitti, ormai noi siamo abituati ad aspettare, allora io ti ringrazio, buon lavoro con la Gazzetta del Mezzogiorno, noi chiudiamo sì. a questo punto la diretta, asta deserta, io cedo a te la linea, bisogna aspettare il 12 maggio, grazie e buon lavoro Anna Maria. Grazie Claudia Carbonare, allora appuntamento al 12 maggio prossimo. È tutto per questo speciale TG Norba 24, ma ci vediamo tra pochissimo con l'informazione.